Jim Rohn, La mia filosofia del successo. Prefazione. Quando mi è stato chiesto da Publishing Group di scrivere The Greatest Speakers I Have Ever Heard, Jim Rohn è stato il primo a venirmi in mente. Il suo messaggio non solo ha significato molto nella mia vita e nella mia carriera, ma migliaia di relatori che ho conosciuto grazie a Walters International Speakers Bureau hanno letteralmente condiviso con me la stessa esperienza di ispirazione. Quando ho scritto il mio libro, ho chiesto a ognuno di raccontarmi quale grande oratore avesse acceso la scintilla della creatività e del successo della loro vita. Molti mi hanno detto: Dotti, è stato Jim Rohn. La prima volta che ho sentito Jim parlare, ero occupato nella programmazione di una campagna pubblicitaria per aiutare mio marito. In un periodo di recessione eravamo sul punto di perdere la nostra villetta e una piccola impresa di lavaggio a secco. Ho avuto l'idea di scrivere una colonna pubblicitaria come avevo fatto al liceo. Ho iniziato a piedi, spingendo i miei due bambini in un vecchio passeggino traballante, con una ruota che spesso usciva. Le strade rurali di Bullwink Park, California, un centro specializzato nell'allevamento del pollame, non avevano marciapiedi. Camminare con i miei bambini era difficile, ma ancora di più lo erano le osservazioni di familiari, vicini e amici che dicevano: Chi ti credi di essere? Non puoi farlo. Non hai una formazione universitaria. Poi una mia amica mi ha invitato ad andare con lei a sentire Jim Rohn. Eravamo seduti in tavoli da 10 persone. Accanto a me c'era una donna di mezza età che sembrava turbata dal comportamento del figlio adolescente in fase di ribellione. Se nella tua vita ci sono delle adolescenti, capirai come si comportano quando le porti in posti in cui non vogliono andare. Il ragazzo era stravaccato tanto che il suo collo toccava la parte posteriore della sedia. Le lunghe gambe incrociate alle caviglie erano così distese che nessuno poteva superare il nostro tavolo senza scavalcarlo o inciampare. Teneva le braccia incrociate al petto e sporgeva bellicosamente il labbro inferiore. Quindi Jim Rohn cominciò a parlare. Jim ha uno stile morbido, divertente, piacevole, ma potente, arricchito da tante storie indimenticabili. I suoi racconti erano semplici, parlava delle formiche e di come esse non mollano mai. Ha spiegato che dobbiamo agire per primi. Dio ci dice: Se non ti muovi, io non mi muovo. Disse: Se semini, puoi raccogliere, ma devi seminare prima. E se non cambi quello che sei, avrai sempre quello che hai. Le sue parole spensero il brusio dato dai miei oppositori, le cui osservazioni che mi risuonavano in testa come se provenissero da uno stereo portatile, erano stati come dei sassolini nelle mie scarpe. Jim mi ha permesso di capire che non importava ciò che dicevano, perché solo io so chi sono e quello che sono in grado di fare. Ogni settimana, da quando sono bambina, leggo 6 libri, soprattutto biografie. Jim disse: Tutte le persone influenti e di successo con cui sono entrato in contatto sono buoni lettori. Tutti i leader sono lettori. Il ragazzo chiese subito a sua madre carta e penna, poi si appoggiò sul tavolo e cominciò a prendere appunti scrivendo più rapidamente possibile. Non si è mai fermato per l'intero programma. Il momento magico della consapevolezza si era verificato. Il ragazzo ha colto la luce brillante delle idee di Jim Rohn. Si è reso conto che erano vere perché le conosceva già nel proprio cuore e nella propria mente, e grazie alla loro luce ha trovato se stesso.
ho a lungo desiderato un libro di citazioni di Jim Rohn. Questo libro è un tesoro dorato e radioso. Ti avverto, spalancherà per te le porte del successo che pensavi fossero inchiodate. Volta pagina, Jim ha acceso le luci per te. Dottie Walters, presidente di Walters International Speakers Bureau, autrice di The Greatest Speakers I Have Ever Heard. Introduzione. Le parole ci permettono di trasferire i nostri pensieri dalla nostra mente nella mente di un altro. Hanno il potere di alterare la storia, di scrivere il passato e portare significato e sostanza al presente. Le parole nella mente sono come i colori sulla tavolozza dell'artista. A più colori abbiamo accesso, più è facile creare un'immagine accattivante sulla tela e più facciamo pratica a usare i colori in modo appropriato e unico, più probabile sarà creare un capolavoro di autoespressione. Si diceva che Winston Churchill avesse organizzato la lingua inglese e l'avesse mandata a combattere. Fu la sua scelta esclusiva di parole e l'intensità posta in esse ad alimentare la mente, riaccendere lo spirito scosso e portare una nuova determinazione al popolo della Gran Bretagna in un periodo di grande crisi. Senza la potente eloquenza di questo straordinario uomo, il corso della storia potrebbe aver reso il presente molto diverso per tutti noi. Sono molte le ragioni per cui l'espressione di sé è un'abilità così importante da padroneggiare. In fondo, la qualità stessa della nostra vita è in larga misura determinata dalla nostra capacità di persuadere e convincere gli altri, oltre che dalla nostra capacità di trasferire con precisione i nostri pensieri e i sentimenti nella mente di qualcun altro. Una comunicazione efficace è una sfida significativa. Non può essere padroneggiata mediante un approccio informale. Piuttosto dobbiamo approfittare di ogni opportunità che la vita ci offre per praticare la nostra capacità di influenzare gli altri. Dopo 30 anni di condivisione di idee con gli altri, sono ancora stupito dalla notevole potenza di una buona retorica. La mia vita è stata completamente trasformata grazie alle parole ispirate e incoraggianti di un uomo che ha visto in me più di quanto allora fossi in grado di vedere in me stesso. Questo, in definitiva, è il più grande contributo che possiamo dare alla vita di un altro: consentirle di percepire una nuova speranza, percepire nuove emozioni e vedere nuove possibilità. Questo libro è una raccolta di alcuni dei pensieri che ho scritto o declamato nel corso degli anni, ma posso assumermi poco merito per l'originalità di una qualsiasi di queste espressioni. Qualunque sia la comprensione che io possa avere della vita e dell'affare, è il risultato di una dieta ricca di idee, di altri le cui parole mi hanno indotto a trovare nuovi modi per esprimere antiche verità. La mia speranza è che in queste pagine tu possa trovare le parole che ti stimoleranno ad alzarti e farti avanti. Dopotutto, sono state 3 semplici parole pronunciate da una madre morente a suo figlio ad aver cambiato radicalmente la vita di un ragazzo e la nostra nazione. Le parole «Sii qualcuno, Abe» hanno così ispirato un giovane dell'Illinois fino a diventare il 16° presidente degli Stati Uniti. Ti auguro un viaggio simile, qualunque sia il tuo punto di partenza, attuale fino a dove vorrai andare e che persone vorrai diventare. Ti auguro di vivere una vita straordinaria e memorabile. Jim Rohn. Attività, lavoro. Devi imparare
a tradurre l'esperienza e i sentimenti profondi in lavoro. Il miracolo del seme e della terra non è ammissibile per affermazione, è ammissibile esclusivamente con il lavoro. Fai del riposo una necessità e non un obiettivo. Riposa solo abbastanza da recuperare le forze. Senza una costante attività, le minacce della vita presto schiacceranno i valori. I pochi sono l'invidia dei molti che si limitano a guardare. America. L'America è unica perché offre una scala economica da salire. Ed ecco la cosa eccitante, è la parte inferiore della scala che è affollata, non la cima. Il giuramento di fedeltà inizia con io e termina con tutto. Questa è l'America, io, soggetto, e tutto, tutti noi. È potente quando tutti noi comprendiamo quanto prezioso è ciascuno di noi. Ed ecco che cos'altro è potente, quando ognuno di noi comprende quanto tutti noi possiamo, siamo potenti. In America abbiamo la più grande opportunità di chiunque altro negli ultimi 6.000 anni. Mai nella storia così tanti doni diversi sono stati portati da tutto il mondo e depositati in un solo paese. In America tutto ciò che serve per avere successo è a portata di mano. Chiedere, credere, risolvere. Chiedere è l'origine di ricevere. Assicurati di non andare al mare con un cucchiaino. Almeno prendi un secchio in modo che i bambini non ridano di te. Non c'è occasione migliore di ricevere che essere grato per ciò che si ha già. Il ringraziamento spalanca finestre di opportunità in cui le idee fluiscono sulla tua strada. La determinazione dice lo farò, l'uomo dice io scalerò questa montagna. Mi hanno detto che è troppo alta, troppo lontana, troppo ripida, troppo rocciosa e troppo difficile. Ma è la mia montagna, la scalerò, presto mi vedrete salutare dalla cima o morto sul crinale per averci provato. Disgusto e determinazione sono due delle forti sensazioni che portano al cambiamento. Basi principi. Il successo non è né magico né misterioso. Il successo è la naturale conseguenza dell'applicazione coerente dei fondamenti di base. Non ci sono nuovi principi. È un tantino sospetto che qualcuno ti dica «Ho un nuovo principio». È come se ti invitasse a visitare una fabbrica in cui si producono oggetti di antiquariato. Alcune cose le deve fare ogni giorno. Mangiare 7 mele il sabato sera invece che una al giorno non funzionerà. Il successo non è altro che un paio di semplici esercizi praticati tutti i giorni, mentre il fallimento è semplicemente un paio di errori di giudizio ripetuti ogni giorno. Il peso cumulativo dei nostri esercizi e dei nostri giudizi che ci porta alla ricchezza o al fallimento. Libri, biblioteca, lettura. La maggior parte delle case, del valore di oltre 250.000 dollari, ha una biblioteca. Questo ci dovrebbe dire qualcosa. Salta un pasto se devi, ma non perderti un libro. Alcune persone sostengono che non sia un problema leggere romanzi trash, perché a volte si può trovare qualcosa di prezioso in essi. Potresti anche trovare un pezzo di pane in un bidone della spazzatura se cerchi abbastanza a lungo, ma c'è un modo migliore. Alcune persone leggono così poco che hanno sviluppato il racchettismo della mente. Il punto non è il costo del libro, è quanto ti costerà se non lo leggerai. Ora ho una delle migliori biblioteche.
Devo ammettere che non ho letto tutti i libri della mia biblioteca, ma mi sento più intelligente solo entrandoci. Tutto il necessario per il tuo futuro migliore e il tuo successo è già stato scritto. E indovina un po', è tutto accessibile, devi solo andare in biblioteca. Riesci a credere che appena il 3% degli americani ha la tessera della biblioteca? Wow, deve essere costoso. No, è gratis. E probabilmente c'è una biblioteca in ogni quartiere, solo il 3%. I libri sono facili da trovare e difficili da acquistare. Ormai un tascabile costa appena 6 o 7 dollari, puoi fartele prestare dai tuoi bambini. Non limitarti a leggere solo i libri più semplici. Potranno intrattenerti, ma non ti faranno mai crescere. Il libro che non leggi non ti aiuterà. Carriera, mercato. Mio padre mi ha insegnato a far sempre più di quanto sei pagato come investimento per il futuro. Che la tua permanenza sia di 6 settimane, 6 mesi o 6 anni, lascia il posto sempre meglio di come l'hai trovato. Non portare i tuoi bisogni sul mercato, porta le tue abilità. Se non ti senti bene, dillo al tuo medico, ma non al mercato. Se hai bisogno di soldi, vai in banca, non sul mercato. Siamo pagati per portare valore al mercato. Ci vuole tempo per portare valore al mercato, ma siamo pagati per il valore, non per il tempo. Il punto in cui inizi nel mercato non è dove devi restare. Ecco il problema. Opportunità di scegliere. Tu puoi scegliere di essere tutto o di essere poco, perché non allungarsi fino alla piena misura della sfida e vedere tutto ciò che puoi fare? Il processo decisionale a volte può sembrare una guerra civile interiore. Non puoi modificare la tua destinazione dall'oggi al domani, ma puoi cambiare dall'oggi al domani la tua direzione. L'indecisione è ladra dell'opportunità. Comunicazione e persuasione. L'obiettivo di una comunicazione efficace dovrebbe essere che l'ascoltatore arrivi a dire anch'io, rispetto e allora. Impara a esprimere, non a impressionare. Non è l'argomento che tratti, quanto più il modo in cui lo tratti a fare la differenza. Sii breve sulla parte logica e sulla ragione della tua presentazione.
Probabilmente ci sono circa un migliaio di informazioni su un'automobile, ma non ti servono tutte per prendere una decisione. Una mezza dozzina andrà bene. Meglio sottostimarti che sopravvalutarti. Lascia che le persone si sorprendano di quanto il risultato sia più di quanto hai promesso e più facile di quanto hai detto. Per una comunicazione efficace, usa la brevità. Gesù disse: "Seguimi". Questo è breve. E ha potuto essere breve grazie alla sua persona che non aveva bisogno di spiegare. Non puoi parlare di ciò che non sai. Non puoi condividere ciò che non senti. Non puoi modificare ciò che non hai. E non puoi dare ciò che non possiedi. Per dare e condividere e affinché sia efficace, è prima necessario avere. Una buona comunicazione inizia con una buona preparazione. Una comunicazione efficace è per 20% di ciò che sai e per l'80% come ti senti in merito a ciò che sai. È potente quando ciò che dici è solo la punta dell'iceberg di ciò che sai. Se comunichi semplicemente puoi cavartela, ma se comunichi abilmente puoi fare miracoli. È così facile fare un errore di linguaggio se non sei attento. Che cosa succede se intendi dire "cosa ti preoccupa" e quello che effettivamente dice è "cos'hai che non va?". La persuasione reale deriva dal mettere più di te stesso in tutto ciò che dici. Le parole hanno un effetto. Le parole cariche di emozioni hanno un effetto potente. La comunicazione è la capacità di influenzare gli altri con le parole. Approfitta di ogni occasione per praticare le tue abilità comunicative in modo che le occasioni importanti sorgeranno. Avrai il dono, lo stile, l'acutezza, la chiarezza e le emozioni per influenzare l'altro. Non aver paura di prendere ispirazione se qualcun altro si è espresso bene. Winston Churchill ha detto: "La verità è incontrovertibile, la malizia può attaccarla e l'ignoranza può deriderla, ma alla fine eccola". È detto così bene che potresti rimanere sveglio a pensarci tutta la notte e non arrivare a tanto. Concentrazione. Il miglior consiglio che io abbia mai ricevuto in materia di concentrazione è: ovunque tu sia, sii presente. Quando lavori, lavora. Quando giochi, gioca. Non mescolare le due cose. Dai il dono della tua attenzione qualsiasi cosa tu stia facendo e con chiunque tu sia. Andando a lavorare, concentrati sulla strada, non sul lavoro. Fai attenzione, non trascinarti semplicemente lungo la giornata. Dibattito. C'è un sacco di tempo per ribattere successivamente con nuove idee. La chiave è prendere prima appunti, accurati e poi dibattere. Il dibattito migliora una buona idea. Ecco perché abbiamo due partiti principali al congresso. Qualcuno dice: "Ho una grande idea per il paese". Noi diciamo: "Meraviglioso, mettila sul tavolo, dibattiamone". E noi iniziamo il dibattito interrogando il tipo che ha questa grande idea. Dopo la terza domanda lui dice: "Ritiro la mia grande idea, avevo dimenticato quelle tre questioni". Dobbiamo insegnare ai nostri figli come discutere i grandi temi della vita. Il dibattito rafforza le loro credenze e consente loro di difendersi dalle ideologie che si presenteranno sulle loro strade. Sii sempre disposto a guardare entrambi i lati della questione. Capire l'altra parte è il modo migliore per rafforzare la propria. Desiderio, motivazione. Gli esseri umani hanno la notevole capacità di ottenere esattamente ciò che devono avere. Ma c'è una differenza tra un dovere e un bisogno.
La migliore motivazione è l'automotivazione. Uno dice: vorrei che qualcuno venisse da me e mi pronasse. E se non si presentasse nessuno, devi avere un piano migliore per la tua vita. Quando sai cosa vuoi e lo vuoi davvero, troverai un modo per averlo. La motivazione da solo non basta. Se hai un idiota e lo motivi, ora avrai un idiota motivato. Senza un senso di urgenza, il desiderio perde il suo valore. Vita in modo che possano toccarti. Le donne hanno una capacità incredibile di captare i segnali emotivi. Per esempio, i lupi sono così intelligenti da aver imparato ad abbigliarsi come pecore. L'uomo dice: sembra una pecora, parla come una pecora. La donna dice: altro che pecora. La civiltà è la gestione intelligente delle emozioni umane.
Misura le tue emozioni. Non servono esplosioni atomica per una questione secondaria. Empatia. Mostra il tuo disprezzo per il problema e la tua preoccupazione per la persona. Sii sensibile alle difficoltà degli altri. Devi conoscere le tragedie così come i trionfi, i fallimenti così come i successi. Come si fa a costruire un ponte tra i 12 o 40 anni di età? Ricordando. Uno dei più grandi regali che tu possa fare a chiunque è il dono della tua attenzione. Quanto più ti interesserai agli altri, tanto più forte potrai essere. Business. Il business è meglio della gente.
trasformare il capitale in impresa, trasformare l'impresa in profitto, trasformare il profitto in investimenti e trasformare gli investimenti in indipendenza finanziaria. Parte del tuo patrimonio in questa società e l'opportunità di diventare finanziariamente indipendente. Se dipendi dalla tua azienda, per la tua pensione, il tuo reddito futuro sarà diviso per 5. Prenditi cura di te stesso e potrai moltiplicare il tuo reddito futuro per 5. Ricordo di aver detto al mio mentore: se avessi più soldi avrei un piano migliore. Risposi subito: suggerirei che se avessi un piano migliore avresti più soldi. Vedi, non è la quantità che conta, è il piano che conta. Se dovessi farmi vedere il tuo piano finanziario attuale, ne sarei così eccitato da andare in tutto il paese e tenere lezioni su di esso? Se la risposta è no, allora ecco la mia domanda: perché no? Perché non avere un piano finanziario superiore che ti porti dove desideri andare? L'indipendenza finanziaria è la capacità di vivere del reddito e delle proprie risorse personali. Poco dopo averlo incontrato, il mio mentore mi ha chiesto: Mr. Ron, quanti soldi hai risparmiato e investito nel corso degli ultimi 6 anni? E io: nessuno. Poi mi ha chiesto: chi le ha venduto quel piano? È meglio essere un finanziatore che uno spendaccione.